La lead generation è una cagata pazzesca e ora te lo dimostro dati alla mano con esempi reali. Devi smetterla di cercare delle scorciatoie e puntare su quello che veramente funziona. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei sarti del web. Il nostro lavoro è aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. E oggi rispondo a una serie di domande che mi sono state fatte in merito a una pratica chiamata lead generation. Quasi sicuramente avrai visto questa parola ripetuta in qualche sponsorizzata o in cose del genere. Ho esempi vari che mi mandate di sponsorizzate in cui si dice ottieni 5.000 sms promozionali con clienti in linea e profilati, lead generation, eccetera eccetera, oppure ogni giorno nuovi clienti pronti a comprare i tuoi prodotti a partire da 199 euro al mese. Questa altri sponsorizzate che mi avete mandato, questa no, questa l'ho trovata io. Ottieni almeno 10 nuovi clienti paganti ogni mese, vi fa vedere che costa pochissimo, no? Perché sono pochi euro per ogni. Prova il nuovo servizio di lead generation mobile, subito lead di utenti interessati ai tuoi servizi. Ok, perfetto. Di cosa fondamentalmente si parla quando senti la parola lead generation? Intanto lead è una parola americana che sta per contatto profilato e interessato, una persona che ha mostrato un interesse, ok, caldo, non caldo, tiepido, comunque non è una persona fredda, non è una persona che hai incontrato per strada, gli hai bussato sulla spalla e tu vuoi comprare sta cosa, no? È una persona che ha mostrato interesse verso i tuoi prodotti o servizi. E fondamentalmente ci sono alcune funzioni dei social che permettono di fare lead generation in maniera molto rapida. Cioè tu metti una grafica, sulla grafica scrivi offro questo e poi la spari e le persone inseriscono nome, cognome, numero di telefono, mail e quindi tu puoi richiamarli per proporgli il tuo prodotto o servizio. Peccato che, visto che uno, hanno iniziato a fare questa cosa tutti, due, lo strato di persone pronte a comprare o interessate è sempre piccolino, ok? Statisticamente il 97% delle persone che incontri non è ancora pronto a comprare, ok? L'80%, anche se fosse interessato, comprerà entro 8 mesi. Quindi sto già andando troppo avanti. Devo farti capire che io sono anche dall'altra parte, non solo dalla tua parte, sono anche dalla parte dei tecnici, ok? Io vedo quello che i tecnici dicono fra loro perché continuo a essere in gruppi in cui mi sono inserito anni e anni e anni fa e vedo queste discussioni di persone che non hanno proprio idea di cosa stanno facendo e ti faccio vedere dei tecnici che parlano fra loro di quelli che dovrebbero essere i loro clienti, quindi possibilmente anche tu. Allora, questo ragazzo, di cui ovviamente censuro nome, cognome e tutto, perché poveretto non voglio metterlo sulla gogna, sono alle prese con un cliente che ha in mente una sola parola, appuntamenti. Non ha fanpage, database clienti, sito, creatività, niente, il vuoto totale. Vuole avere lead e follow up immediato, come chiamata dal suo call center. E questo vende depuratore d'acqua. Quindi questo imprenditore ha chiamato un tecnico e gli ha detto voglio clienti, dammi dei clienti, persone che posso contattare per vendere questa cosa. Perfetto, questa è anche un po' l'idea di quello che c'è là fuori come consapevolezza degli imprenditori. Oppure quest'altra persona dice aiuto, vi chiedo aiuto perché non so cosa fare, ho questo cliente dentista, gli ho avviato le campagne di lead generation, mi chiama incazzato perché i 5 contatti che gli ho portato sono total, non si sono presentati nessuno dei 5 contatti. Come faccio, chiede questa persona su questo gruppo, a dare più lead? Ok, perfetto. Un'altra persona ancora che deve aver letto il post dice guarda, anch'io ho lavorato con un odontoiatra, gli ho portato dei contatti, ma questo si è incacchiato perché sta gente diceva di non aver mai compilato niente, appuntamenti presi per gente che non si presentava, disdette, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, a guardarla così, sembra un disastro. Cioè lavorare e spendere soldi per contatti di persone che poi non si presentano, non vengono a comprare. Ok, e questa è la cosa che mi fa più incazzare, perché cercando la scorciatoia noi ci focalizziamo sull'obiettivo a breve termine, cioè ottenere questi contatti. Tu dai soldi a una persona e ti dice per 200 euro al mese, 300 euro al mese ti riempio di clienti e ci credi perché vuoi crederci, perché se tu ti mettessi logicamente a mettere nero su bianco le cose su un pezzo di carta diresti mi stanno prendendo per il culo, non può essere
che sia così facile, così semplice, ok? Adesso vediamo anche perché, voglio spiegarti il motivo per cui questa pratica non funziona, a meno che, ma ora lo vediamo. Dicevo, spessissimo questi contatti o si mostrano non interessati o non si presentano, e delle variazioni di queste due cose fondamentalmente, no? Oppure non sono disposti a spendere soldi. Aspetta, c'è un'altra testimonianza di un'altra persona che si è messo a fare lead generation, la fa per imprenditori, architetti e medici, ok? In pratica il gancio che utilizza è un pacchetto trimestrale con mese omaggio, solo che la stragrande maggioranza di queste persone che arrivano a questi imprenditori, imprenditrici, questi professionisti, non sono disposti a investire più di 300 euro, quindi sono pessimi clienti. Cioè tu immaginati un architetto che si trova una persona che non vuol spendere più di 300 euro, un incubo, un incubo assolutamente, non è una cosa da fare, cioè non è un cliente da proporre per qualcuno che vuole aumentare il suo fatturato, avviare bene un'attività. Cioè se vendi gelato va bene, ma se vendi un qualcosa un po', ok. Quindi il fulcro del problema posso riassumerlo con una semplice parola: commitment. Ok, sto usando una parola inglese, cosa che faccio veramente raramente, perché in italiano non esiste una parola che riesce a definire esattamente cosa vuol dire commitment. Qual è l'insieme di valori che stanno dietro questa parola? Commitment vuol dire impegno. Ok? Ma è molto più che impegno, è un qualcosa di viscerale, ok? È un qualcosa di molto profondo. Ok? Se io ti tiro su con una semplice sponsorizzata e ti propongo una visita gratuita, ok? Qual è nella tua testa come cliente finale l'idea che hai di me? La risposta è polvere, è poco, è niente, è un qualcosa. Io posso accettare di fissare un appuntamento con te, ma alla prima puttanata quell'appuntamento salta, perché qualsiasi altra cosa è più importante di questo appuntamento che ho preso con te. Ok, e io mi ricordo un'iniziativa che aveva fatto un ristoratore da cui ho lavorato secoli fa, 30 anni fa, parliamo di 30 anni fa, più di 30 anni fa, e molto leggera, molta cosa, la gente prenotava e poi non si presentava, ha smesso di fare quell'iniziativa in una sagra di paese, perché era palese quanto quella gente che fissava l'appuntamento, magari in spinta, magari perché era stata spinta a prendere questo appuntamento, questa prenotazione al ristorante, e poi non si presentava, quindi capisci che c'è anche un problema, no? Tu tieni il tavolo fermo, eccetera, eccetera. Questo per farti vedere che in tanti settori esiste il problema commitment. Sì, commitment no, perché se c'è commitment, se c'è coinvolgimento, c'è impegno, la persona viene a qualsiasi costo. Ma questa cosa va creata a priori, perché tu devi diventare rilevante nella testa delle persone. È quella parte grigia in cui si muovono le web agency fuffa. Loro ti dicono: io ti faccio la campagna social, quindi funziona, ok? Perché se il sarto dice che le campagne social funzionano e Tizio Caio dice che le campagne social funzionano, allora sempre di campagna social si parla. No, c'è una differenza sostanziale che rende una lead generation effettiva e funzionante oppure uno schifo totale. Ed è la rete di contenuti, è l'ecosistema, è l'enorme gabbia di contenuti che filtrano le persone, le educano e le teleportano già calde. Ok, cosa intendo quando dico che devi diventare rilevante? Allora, esiste sicuramente qualcuno nella tua vita che non conosci personalmente. Quindi non sto parlando di un parente, del tuo compagno, della tua compagna, di qualunque cosa di questo tipo, no. Esiste un opinionista, un giornalista, un attore, un giocatore di qualche sport, un influencer, ok, in versione maschile o femminile, un qualcuno che quando viene fuori una notizia su di lui o su di lei, tu ti fermi e la leggi. Quando questa persona ti manda una mail, tu la leggi. Quando succede qualcosa a questa persona, vuoi vedere cosa è successo. Quando questa persona ha un'opinione, tu ti prendi il tempo e ci stai dietro. Perché? Perché fra te e questa persona c'è una relazione. E quindi se questa persona ti contattasse per dire vieni a questo evento, ci sarebbe commitment. Te, piuttosto che saltare quell'appuntamento con questa persona, faresti qualsiasi cosa, cioè, no, piuttosto che farlo saltare, cioè, annulleresti qualsiasi altra cosa, tranne magari il compleanno di tuo figlio, perché è una cosa più importante forse, ma faresti di tutto per esserci, perché quella persona per te è rilevante.
Fondamentalmente, quando al mercato nero tu prendi e compri 100.000 indirizzi mail, 50.000 indirizzi SMS, ok, queste cose che si vedono fuori, prendi queste liste di nominativi per call center da chiamare e vendi. Questa è il veleno che ammazza la tua azienda, perché stai per rompere le palle a migliaia di persone, ok, con qualcosa di poco rilevante che abbassa ulteriormente l'importanza della tua azienda, della tua persona, del tuo ricordo, della tua immagine ai loro occhi, e ti dai delle mazzate sui piedi terrificanti per cosa? Per risparmiare 4 soldi. Veramente una cosa tremenda. Io ho presente il libro Il potere della gentilezza di Frank Martin, che dice: ogni tipo di comunicazione presenta due aspetti, il contenuto e la relazione. La relazione elegante è più importante di qualsiasi contenuto. Se non c'è il desiderio profondo di instaurare una relazione sulla benevolenza e non sull'interesse, il rapporto di scambio fra le due persone sarà prima o poi votato al fallimento. Molto bene, questo è un concetto difficile perché richiede tempo, richiede sforzo continuativo, ed è una cosa per cui il cervello umano non è preparato. Cioè, noi adoriamo le storie in cui c'è un eroe che sconfigge il male, ok? Il rivoluzionario che sconfigge l'impero galattico, lo fa esplodere, e quindi da quel giorno tutto è bello, tutti felici e contenti, ok? Queste sono idee romantiche, ma che con la realtà non hanno niente a che fare. Non esiste nessuna azienda, nessuna impresa, ok? Azienda commerciale o impresa di qualsiasi tipo umano, ok? Proprio cosa fatta, che si è sviluppata in una grande esplosione, ok? Come dire, il fatturato non è una corsa. Io vedo imprenditori e imprenditrici che si lamentano magari perché i saldi sono andati male. Io gli chiedo: cosa hai fatto nei mesi precedenti ai saldi? Guarda che il fatturato non è uno scatto finale, non è un rush di pochi metri, è una maratona di tutto l'anno che poi si ripete l'anno dopo. Ok, questo non piace al nostro cervello, cioè è il motivo per cui la maggior parte delle aziende fallisce, sta male, perché non ci piace l'idea di un qualcosa che si costruisce piano piano nel tempo, ok, che aumenta di valore. E questa è la tua azienda se utilizzi bene la comunicazione online, perché anche noi sarti facciamo lead generation, ma lead generation è l'ultimo passaggio di una serie di contenuti che vengono fatti passare prima. Ok, noi non facciamo mai lead generation su un pubblico freddo, di persone che non hanno mai visto i nostri contenuti. Devono aver visto un tot di contenuti per un tot di giorni, altrimenti fanno perdere tempo ai miei tutor, ai miei esperti di comunicazione online. E quindi come si crea questo commitment? Con dei contenuti specifici che tu tiri fuori sui tuoi social in continuazione, tirando fuori quell'1% di tutto quello che fai che rende unica e ricordabile, inimitabile la tua azienda. Non può essere più di quell'1% perché è matematicamente impossibile. Siamo in troppi sulla Terra a fare quello che facciamo, ok? Probabilmente se da qualche parte c'è qualcuno che mi assomiglia anche tantissimo a fa video anche lui, probabilmente. Però io tiro fuori gli aspetti della mia personalità, perché faccio comunicazione online e quindi è il mio lavoro, in maniera che sia impossibile che qualcuno mi confonda con qualcun altro. Perché? Perché lavoro con grande attenzione su quell'1% che rende distinguibile e preziosa la mia azienda. In questo 1% ci sono io, per esempio, ok? Come probabilmente nell'1% della tua azienda ci sei tu, ok? Caro imprenditore o cara imprenditrice che ha una grande paura di mostrarsi online. Ma ricordati che la gente fa fatica a fidarsi di qualcosa che non ha volto. Se pensi alle grandi aziende che riescono a vendere anche senza avere un volto, ti dimentichi quanto tempo hanno avuto prima di avere successo, di lavoro costante, quanti soldi sono stati spesi nel tempo. Due cose che tu non hai tutto quel tempo, a volte sono centinaia di anni, non hai tutti quei soldi, sono miliardi, ok? Quindi non puoi pensare al gioco che fanno loro, devi pensare al tuo, devi tirare fuori il tuo 1% e ribadirlo con una grandissima forza rivolta alle persone che potrebbero gradire maggiormente
quello che stai facendo, che non sono tutti, non sono tutti 60 milioni di italiani o 8 miliardi di esseri umani sul pianeta, sono una piccola percentuale di questo enorme numero, e che quindi è un grande, comunque un grande numero, ok, capisci? Cioè, quante persone poi devo portarti per farti esplodere? Ci metto poco a farti esplodere di clienti che ti cappotti e non riesci più a servirli, e quindi arrivano le recensioni cattive e tutto il resto. È una cosa da fare con grande maestria, la lead generation, perché tu hai bisogno di persone che arrivano già contente di parlare con te, che dicono: cacchio, per fortuna che hai trovato un attimo disponibile per me. E come si crea questa sensazione, questa relazione, questa rilevanza nella testa delle persone? Ci vuole tempo. Devi partire il prima possibile in maniera massiccia, perché ci vuole tempo. Ovviamente meglio sono fatti i materiali, e intendo dal punto di vista della scrittura persuasiva, della qualità della grafica, perché devono essere belle foto, belle impaginazioni, bei materiali, ok? Più sono, meglio è. Più campagne riesci a fare, prima raggiungi l'obiettivo del fatturato. Questa è una regola fondamentale. Più soldi puoi spendere nelle sponsorizzate, più clienti attiri prendendoli dalla concorrenza, perché se hai quella fantasia che ho visto in qualcuno, che non bisogna dare fastidio agli altri, ho una brutta notizia per te: sono meno i clienti delle aziende. Quindi matematicamente non si può star bene tutti. Matematicamente. Una volta un modellista ha fatto una consulenza a un'agenzia immobiliare e gli ha fatto il conto proprio su carta. Ok, quante persone comprano e vendono casa all'anno? Perfetto. Quante agenzie ci sono? Perfetto. Se vi dividete tutti i clienti, tutte le agenzie, fallite tutti. Cioè, è impossibile che tutte queste agenzie possano sopravvivere facendo questo lavoro. Perché? Perché ci sono meno clienti di quanti ne servirebbero a tutti. Quindi prendere i clienti dalla concorrenza è un imperativo. Se questa cosa ti dà fastidio, chiudi l'azienda e vai a fare il dipendente o la dipendente, perché veramente non posso immaginare tu che soffri per questa para mentale e magari hai dei dipendenti, dei collaboratori che dipendono da te, esattamente come dice il termine dipendente, e per la tua para mentale queste persone devono soffrire con le loro famiglie. Non esiste questa cosa, ok? Chiudi. Se questa è la tua tara mentale, chiudi, perché non sei adatta al mercato in cui siamo immersi oggi, e che sarà ancora più spietato domani. Oggi è ancora facile prendere fette di mercato, perché pochissime aziende italiane stanno facendo veramente bene comunicazione online. C'è ancora spazio, e ogni giorno che passa questo spazio viene divorato dalla tua concorrenza. Ogni giorno che passa qualcuno contatta noi sarti del web per avere una campagna di comunicazione online, poi qui non sono clienti adatti e quindi li mandiamo via, ma senza assolutamente cattiveria. Semplicemente ci sono persone che hanno fantasie, che vogliono raggiungere obiettivi senza essere disposti a spendere il giusto quantitativo di tempo, budget e impegno. Ok? Ma prova a pensare se ti apre davanti un concorrente e quel concorrente ha delle campagne di comunicazione online gestite da me. Ti spazziamo via. Ti spazziamo via, ti facciamo terra bruciata attorno. La velocità è una cosa importantissima, ok? Però le cose vanno fatte bene, non puoi metterti lì a fare lead generation. Questo mi fa incazzare, perché la lead generation è una cagata pazzesca, perché la maggior parte delle persone, ma la stragrande maggioranza, la applica nella maniera stupida. È uno strumento fantastico, ma è come un cacciavite è uno strumento fantastico, ci hanno costruito cose meravigliose con i cacciaviti, ma se te lo infili in un occhio, ok, è una cosa stupida. Ok, strumento meraviglioso usato in maniera stupida e dannosa, ti sei fatto del male, hai perso un occhio, ok? Questo è il perché ho detto che la lead generation è una cagata pazzesca. Perché? Perché la gente tende a tirare il culo indietro, a fare meno fatica possibile, e lo capisco, è un modo in cui è fatta la testa umana, nessuno ha colpe su questo, ma renditi conto che cerchiamo di educarci alla fatica, quella positiva, non al sacrificio, la fatica positiva. Non esiste nessuna grande impresa, nessuna azienda costruita sul fare le cose come sono sempre state fatte e sul risparmiare più fatica possibile. Non esiste, esiste solo il fallimento con questi precedenti. Quindi io ti ringrazio di avermi seguito sin qui, perché veramente mi sto arrabbiando e poi divento scurrile. Cerca veramente di capire che cosa devi fare per ottenere il tuo obiettivo, per raggiungere i risultati che desideri. E se vuoi veramente fare qualcosa per cambiare la tua situazione, vai sui sartidelweb.com
www.facebook.it/tutor, trovi il link in descrizione, e prenota una chiamata con un esperto o un'esperta di comunicazione online che ti darà delle informazioni totalmente gratuite, informazioni gratis, cioè ti dà anche un qualcosa che puoi applicare da solo, in autonomia da sola, per migliorare la tua situazione. Ok, quindi hai solo un vantaggio nel fare questa cosa. Ovviamente ci mettiamo a cambiare le cose assieme, ti accolgo a braccia aperte. Ma fai una grande attenzione, perché il mercato, questa non è una parentesi, come ho sentito dire settimana scorsa, mi stavo strappando i capelli, non è una parentesi, non è un periodo e poi si tornerà come era prima il mercato. Il mercato sta andando in questa direzione, questo è la nostra vita oggi, e domani, per chi rimane ancorato ancora ai valori di un a quello che era il passato, sarà ancora peggio. Quindi evolvi la tua azienda. Inizia a comunicare online, trova l'1% che ti serve per distinguerti dalla concorrenza. Io sono Enrico Cecchini e ho fondato iSarti del Web, un'agenzia che si occupa di aumentare il fatturato dei suoi clienti tramite l'applicazione del metodo comunicazione su misura. Vuoi leggere qualcosa in più su di noi? Ci trovi su iSartiDelWeb.it, ma anche sul social che utilizzi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!